5 anni, mettevo davanti alla televisione, tipo su un provino, sangue castle, così mettevo a ballare e poi aspettavo il giudizio della giuria e tipo per stare avanti. Ah, è l'X Factor! Tipo nel futuro. Da. Poi li prendevano, se li prendevo da poi. Cioè, quella era la cosa veramente. Abbandono anche di questa cosa. Vabbè, mentre dormendo con l'iPhone nel letto, come sempre, tutte le sere. Pure in vacanza. Questa è la cosa principale della mia esistenza. Figurati, quali sono le altre? Infatti. Io ho un problema. Forse solo una. Da piccola mi faceva schifo quando andavo in spiaggia a toccare con i piedi dalla sabbia. E quindi mamma mi metteva le scarpe e mi portava sulle spalle, in braccio. Per, fin quando non arrivavi in acqua e poi dovevi andare altrimenti nella scarpa di ginnastica per sempre, perché oh, doveva farsi da sopra. In acqua. Anche in acqua, se è possibile, certo. Perché c'è comunque la sorpresa. No, vabbè, no, in acqua no, le mele. Arrivavo in acqua, mamma prendeva, mi levava le scarpette e io okay, andavo. Ok, io invece vivo in un perenne di ciò. Cioè, sogno le cose e il giorno dopo si avverano. Oppure io vedo delle cose e dico che io queste cose già le ho viste. Passiamo alla seconda. Bene. Okay. Okay. Seconda cosa. Va bene. Allora, in vacanza, dormo tutto da loro, cioè faccio anche di solito. Mentre penso ad alta voce, cioè a un certo punto parlo da sola e quindi mamma pure dice alla mamma che stai pensando. Purtroppo no. Dire una cosa. Chiamasi isteria. Ho paura di misurarmi gli anelli. Perché ho paura che rimangano incastrati e quindi. Provare. Voglio rimanere morto. Negozio. Anche la mano l'ovatta, cioè il contatto con le mani e con l'ovatta, cioè tipo che l'ovatta che si infila nelle unghie, cioè, una cosa schifosa, cioè mi viene cosa vuole lo stomaco, è una cosa schifosa, ma è bruttissimo. Io ogni volta che vedo qualche film durante il finale piango, pure se il film fa ridere io piango. La terza. Ho pensato anche lui. Allora. Dopo si commuove, a fine video si commuove un attimo. Allora, io non soffro di vertigini, però sono vertigini strane. Cioè dici, vabbè, sali sopra a una, tipo una scala, ok, soffro di vertigini. No, se io pure faccio un gradino più alto mi dà fastidio. Cioè, pure se devo salire sopra un gradino e fare un tuffo nella piscina, io mi capo sotto. Cioè, veramente, è proprio. Non usiamo queste scurrilità. Vabbè, però. No, veramente, cioè, ma una cosa esagerata. Se mi spingono, io cado proprio a pesce. Veramente. Mi muovo quando dormo. Vabbè, non lo sapevo nemmeno io. No, è una cosa che non sapevo. Io, infatti, bene. Io l'ho saputo subito. E me l'hanno detto loro, quindi. Quindi è vero. È vero. Direi. Allora, da piccola. Un cane, per la precisione, pasto tedesco, vado quei cani da borsetta. Canetti da borsetta. Ah, il pasto tedesco è proprio da borsetta. Nella borsetta, mentre nella borsetta. Non me l'ha mai comprato, mamma. Ti voglio ancora comunque, mamma, se stai guardando questo video, ti voglio bene. Metti un po' di scienziato. Metti un po' di scienziato se vuoi comprarmi il cane. Molto, io mi piace. Ecco. Da mamma di Chiara. Oh, io invece ho una tremenda paura dei piccioni. E ancora ora, cioè non è passata questa paura. Infatti non andrò mai a Venezia anche se sono già stata. Non verrà mai da me, cioè meno male. Quarta cosa. Ok, allora, visto che non mi piaceva molto mangiare, elementare, non mangiavo quasi niente, e mi piaceva solo il pane, allora che facevo? Mangiavo il pesce, mangiavo un quintale di pane in bocca e poi il pesce, in modo tale che poi digerivo tutto. Che disagio. Che disagio. Quarta cosa. Quando non sto a casa, devo sempre andare in bagno, in qualche bagno. Anche quando sto a casa. Ah beh, anche quando sto a casa. Però a casa c'è la di solito, voi quando uscite, non vi capita sempre andare in bagno. Sempre! Allora, rispondete alla domanda di Giulia. Quando uscite la sera, sabato o un pomeriggio, vi capita di andare in bagno? Hashtag in bagno con Giulia. A me sei. Sono insieme a tutti in Italia. Quante volte andate in bagno e soprattutto se è fuori casa. Sì. E poi non intendiamo nel giardino. Ma ho trovato tutti i bagni. Quanti bagni, bagni di giardino. Quanto. La
una cosa molto tranquilla, cioè questa è l'unica cosa normale che c'è nelle mie cinque cose. Amo gli Oreo. Le gocciole! Vabbè, le Pringles, è una cosa molto normale, però se tu mi regali un Oreo, cioè, quindi mandategli gli Oreo. Mandate un Oreo! All'indirizzo questo. Un Oreo per Chiara. Invece la mia quarta cosa è che una volta volevo per forza andare a una partita e mi hanno quasi arrestata perché mi sono infiltrata. Oh. Arrugo! Quindi hashtag Diana la teppista. Quinta cosa. Allora, questo è l'ultimo. Non sopporto le persone che non si organizzano, cioè quelle che non fanno dei piani, pure per un viaggio, pure per andare da una persona da Salerno a Avellino, per esempio, che non si organizza, non si fa un biglietto, non fanno niente, non le sopporto. Perché a me è bruttissimo, cioè come faccio io ad andare a una parte senza sapere dove sto andando, cosa devo fare, devo farmi dei piani, forse è troppo però. Paura quando gli altri si mettono i piedi in bocca. Non ho capito questa cosa. Eh sì, perché si strozzano le coccole? Perché col ghiaccio tu poi ti strozzi, poi e poi dobbiamo fare la stack challenge, quella che ti metti. Sì. No, io ho paura, ragazzi. Ho paura sia per me che per gli altri. Quindi se la faremo, saremo in tre nel video. Perché ho paura del buio, dai. Ho paura del buio, infatti dormo come la lucetta accesa. Vabbè, in macchina alla fine stai a casa tu, quindi ora che avete saputo le 5 che poi sono 20 cose di noi, potrete dormire la notte. So che è una domanda che mi siete posti da un sacco di tempo, ma che cosa fanno di particolare? Queste qua. E se vi va, scrivetelo anche sotto i commenti. 5 cose di voi, cioè, con l'hashtag 5 cose che non sai di me, taggandoci con il profilo di Twitter che poi vi linkeremo. E se avete qualcosa in comune con noi, facciamolo sapere. E così ci sentiamo meno disagiate. Sesta cosa, non so parlare in italiano. Detto ciò, il video termina qui, lasciate un mi piace, appunto commentate, iscrivetevi perché non fa mai male. E anche i nostri profili che vi linkeremo sempre qui sotto. Infatti aprite la sta cavolo di info box. C'è di tutto il mondo. E niente, il video termina qui. Ci vediamo. Ciao.